rientro dalle vacanze può rappresentare un momento delicato per i nostri bambini e per tutti noi. Quello che consigliamo è di cercare di ritornare alla routine in maniera graduale e in maniera flessibile. Quindi possiamo aiutare il bambino a riprendere la propria quotidianità. Sicuramente con l'avvio della scuola possiamo coinvolgerlo nell'organizzazione del materiale scolastico, quindi organizzare il diario, l'astuccio oppure lo zaino, far riprendere i rapporti con i vecchi compagni, ritornare a pensare di dover quindi riavere una routine e degli orari prestabiliti. In questo senso è molto importante recuperare il ritmo sonno-veglia, quindi andare a dormire sempre allo stesso orario e di svegliarsi sempre allo stesso orario. La durata del sonno varia da bambino a bambino perché esiste una differenza interindividuale. Inoltre la durata del sonno è variabile in base all'età del bambino. Nei primi mesi di vita ogni bambino tenderà a dormire tra le 14 e le 17 ore durante tutta la giornata e queste ore via via si ridurranno. In particolare dai 6 mesi ai 12 mesi dormiranno tra le 13 e le 15 ore e dall'anno di vita ai 2 anni di vita dormiranno tra le 10 e le 13 ore. Questa durata diventerà poi in media circa 8-10 ore con l'età adolescenziale. Per migliorare il sonno del bambino vi sono dei consigli e degli accorgimenti che dobbiamo mettere in atto. Innanzitutto ricordiamo che il sonno deve essere un sonno di buona qualità e di buona quantità, perché è scientificamente dimostrato che questo correla con un buon sistema immunitario, una buona concentrazione, una buona interazione del bambino durante la giornata. Dobbiamo garantire che il bambino dorma nella propria cameretta, nel proprio lettino e che acquisisca quindi un'autonomia. La stanza dove dorme il bambino deve essere una stanza silenziosa, senza stimoli rumorosi né visivi. Possiamo far sì che vi sia una routine nell'addormentamento, soprattutto per i bambini più piccoli, quindi cantare una canzoncina o leggere una fiaba. Inoltre limitiamo al massimo l'utilizzo di media device, quindi no a tablet e a cellulari prima dell'addormentamento.